Salve a tutte e tutti, come al solito, qui il vostro amico Santen Chan. Spero vi troviate bene. Ieri ho fatto un video e ho finito col caricarlo tardi. Già da più di una settimana che faccio un promedio di un video al giorno. Adesso mi sto filmando con il tablet. Così, tanto per cambiare. È un po' più pesante del cellulare. Vabbè. Poi potreste chiedervi, ma chi ce ne frega noi? Io faccio dei video, alcuni dei quali li vedono migliaia di volte, altri che non li vedono quasi per niente. Questo video non so quante volte lo vedranno. Comunque, già lo volevo fare da parecchio tempo, perché mi voglio complimentare con tutte e tutti voi che mi seguite da più di un anno, perché il canale l'ho aperto il 7 febbraio, se non mi sbaglio, del 2013, quindi marzo, aprile, maggio, giugno, è un anno e 4 mesi che mi continuate a soffrire e io vi ringrazio per seguirmi, per essere in tanti e per aver passato le 40.000 visioni. Infatti, se non mi sbaglio, l'ho letto questa mattina. Abbiamo passato le 40.000 visioni e stiamo a 40.668. Adesso non so se saranno di più, perché poi entro nelle statistiche del mio canale come youtuber e vedo che a volte ci sono registrate 1.000 visioni in più di quelle che ufficialmente il canale dichiara. Quindi forse staremo alle 41.000 visioni. Io periodicamente, ogni tanto che si raggiunge una quota di visioni, faccio un video per ringraziarvi tutte e tutti di seguirmi e quindi non potevo sfuggire del fare anche questo video. Volevo farlo con effetti speciali e tutto il resto come ho fatto video anteriori, ma invece farò questo corto comunicato perché voglio risparmiare i miei sforzi per fare video migliori. Sono stato occupato facendo dei video con dei commentari per il mondiale. Oggi ho trasmesso dopo tanti mesi in Spreaker il mio radio canale Santen Chan dal vivo e devo fare dei commentari ai libri, però quello comporta che devo leggere prima molto. Poi ecco, ogni tanto che posso faccio dei commentari alla politica, ma mi supera. Perché è così cattiva la politica in Italia che realmente fare dell'ironia su una cosa cattiva è quasi impossibile. Gli si darebbe qualità. E la politica in Italia oggigiorno non ha neanche né contenuto né qualità né forma, nulla. Non so interpretarla. Ecco, poi ho fatto un video ieri sera, proprio quello che ho fatto ieri, parlando dei giochi della mia infanzia e ho citato il bim bum bale giù. Bella roba. Poi il gioco delle figurine. Poi il gioco delle biglie, che c'erano degli esperti, no? Fra i bambini. Le bambine, alcuni che sapevano quali erano le migliori o ce ne avevano di scolori molto strani o con delle bolle d'aria dentro o di vetro differente, e come quelli che collezionavano figurine volevano scambiarle con altre biglie di vetro e arrivavano anche a
a voler pretendere molte biglie ordinarie per qualcuna straordinaria, che poi erano delle varianti di colori accidentali, magari. E poi c'erano anche le biglie, però di plastico, dove c'avevano la foto di corridori di bicicletta, per esempio. Io non ho mai capito perché c'erano delle palline che c'avevano una parte trasparente e l'altra opaca, che si poteva vedere in una mezza sfera l'immagine di un ciclista. Generalmente erano ciclisti, non giocatori di calcio. Perché le figurine per i giocatori di calcio e quelle palline grandi più che biglie, sembravano palline di ping pong con i giocatori di ciclismo, le loro foto, e non il contrario. E anche lì gli introvabili venivano ceduti per un sacco di biglie di giocatori ordinari. Vabbè, facevano veramente uno strozzinaggio quasi, perché volevano degli interessi usurari per il cambio. Non mi stupisco che molti di quei bambini che collezionavano figurine e le scambiavano biglie di vetro e biglie di plastico, siano diventati direttori di banco, assessori comunali, assessori regionali, sindaci, senatori, deputati, perché è lo stesso concetto. Oggi tuo figlio spaccia figurine guadagnandoci e domani sarà coinvolto in una cosa tipo la diga di Venezia. Peccato, perché io mi rifiutavo a questo mercimonio. Incluso preferivo rimanere con pacchi così di doppioni di figurine. A quest'ora sarei stato miliardario se imparavo l'arte del ricatto, dell'estorsione delle figurine di calcio Panini. Invece io sono sempre stato idealista e mi sono fregato da solo. Adesso sono rimasto senza figurine e senza miliardi. Vabbè che avrei pure potuto andare in carcere, non per le figurine. Comunque, preferisco essere quello che sono arrivato ad essere. O no? Magari l'avrei potuto fare franca. Vabbè, qualcun altro preferirebbe farla a franca, ma è un altro discorso. Allora, si vede che sentivo l'ispirazione a filmarmi e sentivo l'ispirazione a cazzeggiare come quelli di l'altra domenica indietro tutta di Arbore, no? Perché vado per la tangente, ma non come i politici che escono per la tangente dal Palazzo del Potere per prendere i soldi. Io esco per la tangente perché me ne parto così parlando, no? Infatti non farò mai soldi perché, a differenza dei politici, io esco parlando per la tangente, non che esco dal mio ruolo pubblico che non ne ho per del denaro, per le tangenti. No, niente, io esco per la tangente divagando, cazziando, in astrazioni, così. E poi, che dire, che io continuo a seguire il nostro amico, vediamo come mi filmo con il tablet. Il nostro amico, caro amico Pietro Trevisan, che adesso devo vedere i suoi ultimi video che parla dei complotti, del complottismo. Di sicuro saranno video molto interessanti, ma io fin da adesso gli dico che ci parli anche di qualche cosa che è correlato ai complotti, al complottismo, che è il meta complot. Cioè, ne ho sentito parlare vedendo la serie di Bruno Dolcetta, no, di Cassette, che avevo comprato negli anni 90, nella seconda metà, che in realtà il complot, la teoria del complot, è la teoria del meta complot. Cioè, il complot vero e di chi attribuisce un complotto a un altro. Magari non esiste il complotto, però il vero complotto
va al di là del complotto. Cioè, mi spiego. Tu vuoi danneggiare un gruppo di persone e dici che quelle stanno tramando, però invece la trama è tua che gli attribuisce ad altri una trama. Quindi non è complotto, è metacomplotto. Cioè, devi andare nel esaminare una teoria complottistica oltre la stessa teoria e vedere a chi veramente attribuirla. Quindi il mito della sinarchia può essere, come insegna la storia, il complotto di altri. È un po' anche una mentalità schizofrenica quando seguita in buona fede, perché lo schizofrenico sente che gli altri, c'ha manie paranoiche di persecuzione, sente che tutti congiurano contro di lui. E quindi aggredisce gli altri. Ci sono malati mentali che aggrediscono gli altri perché pensano che parlano male di lui, che lo aggrediscono sempre, che lo insultano, che nel lavoro gli vogliono fare le scarpe, in famiglia gli fanno le corna. Sono tutti contro di lui e magari pensano che adottano determinati comportamenti per danneggiarlo in sincronia, messi d'accordo, cioè che la moglie gli fa le corna col capo ufficio che lo vuole licenziare e che i colleghi lo sanno e che appoggiano la moglie. E il panettiere anche pensa che la moglie gli fa le corna, allora copre la moglie dicendo che sta da lui a comprare il pane e tutto così. Però in realtà l'unico che fa dei complot è lo schizofrenico, maniatico, depressivo e monomaniatico, paranoico. E il paranoico che fa il complotto degli altri, perché mette tutti gli altri nel suo complotto. Non c'è nessuno che fa un complotto, ma lui se lo immagina. Quindi la vera teoria del complotto, il vero complottista, che già ha il complotto nella mente, è chi pensa al complotto, non gli altri che lo farebbero. Quindi non è vero che il complotto in sé non esiste. Se inconsciente è un individuo paranoico, monomaniatico e schizofrenico che si immagina che gli altri complottano contro di lui. Se invece uno è cosciente di quello che dice, che sta facendo un metacomplotto, allora è un piano ordito per incriminare altri di quello che farebbe lui. È come dire che Bush accusava del terrorismo che poi ha fatto in Iraq a Saddam Hussein e accusava Saddam Hussein di essere una minaccia per l'Occidente quando lui lo è stato per gli iracheni invece. E quindi si proietta la propria minaccia su un altro per renderlo reo e colpevole di quello che si farà. Quindi il complotto può essere la preparazione a una persecuzione o ad un olocausto che si attribuisce ad altri la provocazione della persecuzione, però è la proiezione del proprio complotto. Quindi molte volte chi pensa che esiste un complotto sta complottando contro un altro per attribuirgli quello che lui farebbe. È spiegato male quello che dico, lo so, però Pietro Trevisan, sei d'accordo con me? Poi vedrò i tuoi video sui complotti, ma sei d'accordo con me che in realtà il vero complotto è di chi attribuisce i suoi deliri di persecuzione ad altri per poi attuarli contro quegli stessi altri? Cioè, i nazisti hanno perseguitato persone attribuendo loro quello che loro stessi avrebbero fatto poi? Quindi chi vede un complotto proietta coscientemente o inconscientemente la propria mentalità persecutoria, mania persecutoria, eccetera, su altri, e poi arriverà a compiere quella stessa persecuzione. Quindi questa è la mia teoria, che in realtà se il complotto esisterebbe, bisognerebbe interpretarlo all'inversa. Non è la presunta vittima del complotto a essere vittima di ostigatori, ma è chi si proietta in un complotto come vittima, che in realtà è la mente e l'esecutore del vero complotto.
E chi nel complotto sarebbe il vittimario, in realtà è ordito come vittimario dal complottista stesso. Cioè, quando ti dicono che qualcuno complotta per sfruttarti politicamente, sta designando future vittime di un vero complotto. Perché chi ti istiga a che altri ti complottano è lui stesso il complottatore che ti vuole mandare contro potenziali vittime. Beh, poi niente, che continuo a ricevere messaggi di gente scoraggiata dal risultato del mondiale. Ma io dico loro, nella vita ci sono priorità e cose migliori da fare che un mondiale. Intanto i mondiali sono serviti come manto pietoso per tappare tutti gli scandali di corruzione politica dei quali si sottace nella RAI, a parte qualche programma, è finito Ballarò. E quindi, finché duravano i mondiali, si poteva parlare più di sport spettacolo, di calcio spettacolo, che non dei veri problemi della politica e del finanziamento occulto dei partiti, della corruzione e di tutto il resto. Adesso che faranno? Ricorreranno al Giro d'Italia, allo Zecchino d'Oro, a queste cose qua. Alle europee, perché la nazionale si prepara per le europee e per tutto il resto. Alle Olimpiadi, ai giochi invernali, ai giochi senza frontiera. Tutti questi spettacoli sono oppi per le masse, come i talk show nei quali si dice la verità sfacciatamente, ma poi la classe politica, la casta politica continuerà a fare del loro peggio. Volevo fare un altro video sui giochi della mia infanzia. Devo raccogliere le idee. Poi soprattutto visto che non posso cambiare di braccio, vediamo come mi sono filmato. Perché tanto non mi vado a filmare un'altra volta, eh. Se vengo fuori fuoco, fuori camera, almeno mi sentite. Però io non ho intenzione di filmarmi un'altra volta. Siccome il tablet è pesante, ho dovuto appoggiare il gomito. Però lo tengo all'altezza della mia testa, sperando di uscire in campo. Però niente, ecco, mi continuo a tenere in contatto con voi, esternare i miei concetti. Vorrei fare altri tutorial, soprattutto di gastronomia casareccia. Succede però che carico ogni giorno le foto in Google Plus e ho aperto un gruppo in Facebook con le foto e i video dei miei animali, però in Facebook ci entro una volta al mese. Preferisco Google Plus per caricarci le foto. E niente, adesso mi tremala già la mano, lascio perché altrimenti viene una cagata il video. Vi ringrazio tutti di seguirmi. Ho fatto questo video per ringraziarvi di avermi visto più di 40.000 volte. Vi prego, diffondete il mio canale, i miei video ai vostri contatti, amici, parenti e familiari. Sono disoccupato, vivo in famiglia ancora e avrei voluto fare lo scrittore dai 12 anni e spero di raccogliere con la pubblicità un po' di monete, perché ancora sono disoccupato e non ho lavoro. Fate clic nei banner pubblicitari e mettete i video che vi piacciono fra i vostri favoriti, mi raccomando. Vi ringrazio di tutto, il vostro Sant'Enchan. A presto. Ciao. E tu, Marco Travaglio, mi raccomando, se ti serve un giornalista per il tuo fatto quotidiano, anche, che ne so, per 10.000 euro al mese, va. Chiamami. Comunicati con me al mio canale YouTube attraverso Google Plus,
Facebook, basta che cerchi in internet, Santen Chan, e poi le credenziali sono queste. Mi riconoscerai in qualsiasi posto sia io registrato. Ciao. Se no ti potresti perdere un futuro Idro Montanelli. Quello sarebbe veramente un peccato mortale.